Facciamo una premessa per capire perché noi oggi siamo qui. Intanto le mafie non sono una struttura segreta, non sono i mafiosi si conoscono, vogliono essere conosciuti, vogliono essere riconosciuti. I mafiosi ragionano esattamente come un imprenditore, i mafiosi hanno bisogno di pubblicità. Il 'Ndrangheta è un brand, pensando ad un'azienda. Nella seconda metà del Novecento le mafie si facevano pubblicità comprando squadre di calcio. In una zona, in un'area dove non c'è nulla, compriamo una squadra, 3-4 bravi giocatori, un bravo allenatore, la squadra incomincia a salire. Quindi in questa in area che non c'è niente, c'è la squadra, tutti allo stadio. Quindi la classe dirigente è in tribuna, segna il numero 9, segna il numero 11, tutti applaudiamo, tutti facciamo le congratulazioni al presidente, che è il capomafia o un prestanome del capomafia. E poi ci facciamo vedere in processione, vicino al prete, vicino al vescovo, ci dimostriamo generosi con la Chiesa. Tutto ciò che fa pubblicità, tutto ciò che è visibilità, lì c'è la mafia. La mafia ha bisogno di essere riconosciuta. Con l'avvento di Facebook, subito, le prime mafie ad utilizzare Facebook sono stati i cartelli messicani, facendosi vedere su Facebook come modelli vincenti, pieni di soldi, luccicanti, con tanti soldi in mano, e anche sfidandosi con le altre organizzazioni criminali che controllavano appunto il traffico di droga. La prima mafia in Italia che ha utilizzato Facebook è stata la Camorra, ma anche l'Andrangheta della Piana di Gioia Tauro, farsi vedere con macchine di lusso, con orologi d'oro, tanti soldi, per dire noi siamo il modello vincente, vieni con noi e diventerai ricco come noi. Questo serve a fare campagne acquisti tra i giovani. Poi arriva TikTok che ovviamente è molto invasivo, chiunque ne faccia uso, è molto invasivo TikTok lo usano le mafie, lo usa la Camorra, lo usa l'Andrangheta, lo usa Cosa Nostra per farsi vedere modelli vincenti. E oggi le mafie si sono spostate su TikTok perché TikTok è il mezzo di comunicazione più usato dai ragazzi, quindi le mafie inseguono i ragazzi come le multinazionali. Le multinazionali, le società di consumo sono tutte su TikTok perché lì ci sono i giovani, che sono l'unica fascia di persone che non hanno soldi, però sono quelli che consumano di più. Quindi tutte le aziende sono proiettate sui giovani perché sono i maggiori consumatori. Stessa cosa fanno le mafie vanno lì perché lì adescano i giovani. Ma questo sarebbe la base, le mafie non si fermano qui, non sono qui. Le mafie hanno utilizzano la tecnologia e sono all'avanguardia. Quando nel gennaio 2023 abbiamo iniziato a scrivere questo libro col professor Nicaso, ogni tanto ci domandavamo forse stiamo esagerando, e nella realtà poi man mano che passavano i mesi incominciavano ad arrivare i primi risultati anche sul piano giudiziario. E ad esempio io nell'estate del 2023, ancora ero a Catanzaro, un'indagine fatta su una famiglia di 'Ndrangheta, possiamo dire di serie B, del Crotonese, scopriamo che questa famiglia di 'Ndrangheta aveva pagato, assoldato degli hacker tedeschi e degli hacker rumeni per scendere in Calabria e lavorare per conto della 'Ndrangheta. Abbiamo assistito a transazioni finanziarie per 5 milioni di euro in tre banche che si trovavano in tre continenti diversi, che l'obiettivo, quando si movimentano queste enormi mole di denaro, è fare velocemente per far perdere il filo d'Arianna. Poi abbiamo visto questi hacker rumeni, che sono molto bravi. Non ci deve meravigliare, perché la Romania ha una tradizione di matematici,
e durante il regime di Ceausescu, Ceausescu era fissato con la matematica, c'è una grande tradizione di matematica, quindi i matematici, i professori che fanno? O fanno gli insegnanti e muoiono di fame, oppure se spregiudicati sono al servizio di organizzazioni criminali. E questi matematici sono, infatti se voi andate a vedere statisticamente tutte le truffe online sono prevalentemente Romania e Bulgaria, tutte le truffe online internazionali che provengono dall'estero. Arrivato a Napoli ho una sezione di magistrati specializzati in questo tipo di reati, cioè nei reati informatici, nei reati che si commettono nel web, nel dark web, e ad esempio in un giorno siamo riusciti a sequestrare 280 milioni di bitcoin. Quindi sequestrati, trasformati in euro, sono entrati nel Fondo Unico Giustizia. Quindi noi in un giorno, con una sola operazione, abbiamo fatto entrare nel fondo, nella cassa del Ministero della Giustizia, i soldi che servono per un anno e mezzo di intercettazioni in tutti gli uffici giudiziari d'Italia, quando vi dicono che costano assai le intercettazioni. Nessuno poi vi dice ogni giorno quanti banconote vengono sequestrate, quanto oro, argento, orologi da collezione, macchine di lusso, che la settimana dopo possono essere tranquillamente vendute. Quindi noi abbiamo visto una mafia abbastanza evoluta, cioè posso affermare oggi che la Camorra è molto più avanti rispetto alle altre mafie per questa tipologia di reato, perché noi un mese e mezzo fa abbiamo scoperto una banca online con sede lì vicino Napoli, con due succursali, una in Lituania e una in Lettonia, che aveva 6.000 clienti che hanno movimentato 3 miliardi e 600 milioni di euro. Questa banca ha 6.000 clienti lombardi, laziali, che hanno movimentato. Entrati in questa banca troviamo una tecnologia israeliana del costo di 5 milioni di euro che serviva a schermare questa banca. Poi troviamo circa 600 telefoni modificati che servivano a parlare solo con i clienti, che venivano utilizzati come un citofono, e per fare transazioni sofisticate, per fare riciclaggio. E allora questa è la mafia più avanti, la punta avanzata delle mafie, e da oggi in poi, da qui in avanti, è di questo che dobbiamo parlare, è di questo che dobbiamo discutere, ma soprattutto attrezzarci. Perché noi, come diceva il professore, abbiamo un gap enorme. Ricordate nel 2010 quando sono state bloccate le assunzioni alla pubblica amministrazione. Noi ancora questo buco, questo gap di personale non abbiamo recuperato. Non abbiamo recuperato nemmeno nelle forze dell'ordine, mancano migliaia di uomini e di donne nella Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria. Ma anche se avessimo la pianta organica al completo, il problema permane, perché noi non abbiamo polizia giudiziaria preparata a sufficienza per questa tipologia di reati. Infatti io sto cercando di sensibilizzare le scuole di polizia a trovare degli appassionati di informatica, perché non è che prendi 50 poliziotti e li metti alla postale non è come dici lo mandiamo alla ferroviaria o lo mandiamo all'aeroporto di Fiumicino. No, devi essere appassionato. Se non sei un appassionato informatico non riuscirai a fare questo lavoro. Deve essere un hacker buono per poter avere successo, per poter entrare e essere competitivo. Ma quindi intanto diciamo Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza stanno cercando di correre ai ripari, stanno cercando di aumentare il numero, ma non è una cosa facile preparare nuove figure per questa nuova tipologia di reato. Quindi è vero il dato, io non sapevo che eravamo quart'ultimi, sapevo che eravamo messi male.
è il dato che noi dal punto di vista tecnologico siamo indietro. Ma c'è ancora un altro ulteriore dato che io vedo continuamente, vedo nel quotidiano, cioè vedo cosa? Dicevo prima, io giro il mondo dal 1989, sono stati tutti i paesi delle Americhe, nord, sud e centro. Sono stato in tutti i paesi d'Europa, fino all'Europa dell'Est, paesi dell'Africa, e noi fino a 5, 6, 7 anni fa l'Italia è stata leader nel mondo sul piano della tecnica d'indagine, sul piano delle competenze, un know-how inarrivabile. Prova ne è che ancora oggi ci sono decine di paesi del mondo accreditati presso le nostre scuole di polizia, considerate molto preparate proprio nella tecnica indagini. Ma sul piano dell'informatica noi siamo indietro di 7-8 anni, anche 10 anni possiamo dire tranquillamente, rispetto a polizie come quella olandese, quella francese, quella tedesca. Io ricordo quando è stata la strage di Duisburg, il BKA, i colleghi mi pregavano, dicevo: dottore, facci tutto a far celebrare il processo in Italia perché qui saranno assolti. Quindi immaginate come erano messi dal punto di vista processuale, dal punto di vista della tecnica. E noi tranquillamente abbiamo fatto i processi e sono stati condannati all'ergastolo, 6 persone condannate all'ergastolo. Quindi dal punto di vista della nostra competenza non eravamo secondi a nessuno. Adesso abbiamo questo problema sul piano tecnologico. E come lo posso affermare questo? Perché ad esempio le mafie oggi sono in grado di farsi costruire delle hacker, sono in grado di farsi costruire delle piattaforme, cioè sono in grado di farsi costruire un nuovo WhatsApp, un nuovo Telegram per parlare tra di loro. La polizia olandese, la polizia francese, la polizia tedesca sono stati in grado di bucare queste piattaforme, di entrare in queste piattaforme. E quindi oggi ci chiamano da Rotterdam e ci dicono: vi diamo 20.000 file audio, 20.000 nickname, 30.000 nickname, cercate di capire chi chiama chi. Per me è abbastanza umiliante questo, perché ripeto, noi sinora abbiamo sempre dato le carte, oggi questa è la realtà. Quindi io mi auguro che chi ha la responsabilità programmare il futuro sia nelle condizioni di acquistare, di saper acquistare e di formare le competenze, perché non basta solo comprare, ma basta comprare una Ferrari, bisogna anche saperla, avere l'esperienza per saperla guidare la Ferrari, se no dopo 3 minuti sbatti nel muro. Quindi c'è bisogno di questa grande competenza, che in questo momento non ce n'è. Ma poi vi è un altro dato: bisogna anche andare a vedere gli stipendi nella pubblica amministrazione. Intanto non è possibile pagare gli insegnanti così come vengono pagati oggi rispetto al lavoro, allo studio, alla professione, eccetera, eccetera, paragonati al privato. Quindi se un ingegnere informatico nella pubblica amministrazione viene pagato 2.000 euro e un'azienda privata gli dà 10.000, è ovvio che i più bravi andranno a lavorare nel privato, quindi noi non riusciremo, non saremo mai competitivi. E poi, se poi io, quello, oltre ad essere bravo e anche spregiudicato, va a lavorare per conto delle mafie e guadagna 100.000 al mese per il lavoro che andrà a fare. Noi abbiamo con uno strumento siamo riusciti a rilevare alcune aree del paese, dell'Italia, dove per misurare l'estrazione delle criptovalute. Ci sono alcuni punti della Calabria dove c'è la più alta densità, il più alto indice di estrazione di criptovalute, di bitcoin d'Italia. E vi parlo di paesi sperduti, di paesi non di posti non industrializzati o non evoluti dal punto di vista diciamo della banda larga o del 5G, o cioè posti dove
dove tutto tu puoi pensare tranne che lì ci possa essere un e-tech. Questi sono per noi dati che ci fanno capire quanto siamo indietro e quanto c'è da fare. Ripeto, bisogna trovare le competenze per poter programmare, perché molte volte, sapete qual è l'altro problema che si aggiunge? Che molte volte ci sono persone in posti di responsabilità, anche informatiche, che non sanno dove si accende il computer, eppure hanno un potere di spesa per milioni di euro. Questo capita spesso, di trovare gente in posti di responsabilità che non conoscono la materia, mentre ci sono studiosi, gente che ha dedicato la vita in quel settore, che magari, non dico che viene usato a margine, ma fa fatica ad essere seguito e ascoltato, perché molte volte dice cose che non convenienti dal punto di vista magari politico, ma dal punto di vista della visibilità. Però bisogna capire che così come siamo oggi, continuando così, noi tra pochi anni non ascolteremo più niente nella rete. Altro? Quindi... bisognerebbe indagare per quale motivo abbiamo perso questo vantaggio rispetto agli anni passati, perché siamo indietro oppure perché gli altri hanno avuto dei progressi particolarmente veloci, quindi degli incrementi particolarmente crescenti nelle acquisizioni di know-how e conoscenze tecniche. Ma intanto ci vorrebbe un giornalismo d'inchiesta, ci vorrebbe giornalisti in grado liberi di fare domande scomode, perché in genere chi ha potere non si fa fare domande scomode. Detto questo, sono vere tutte e due le cose, cioè gente che aveva potere a decidere non ha deciso per paura, per incompetenza. Dico paura perché molte volte chi ha potere, man mano che si sale la scala del potere, si ha paura di scivolare, di sbagliare. E quindi si adotta la tattica, la tecnica in Calabria si dice dell'annacamento. La tecnica dell'annacamento consiste in questo: stare fermi e muoversi, e dare la sensazione che si fa, ma si rimane immobili. Ci si muove sulla sedia, ci si annaca, ci si muove sulla sedia, ma sempre là sei. Quindi questa tecnica serve ai mediocri. Per non perdere il posto che hanno, per paura di non sbagliare. Si fanno sempre scelte di poco conto, scelte non rivoluzionarie, scelte non innovative. Si fa robetta, si fanno piccole cose, e questo non ci consente di essere competitivi con il resto del mondo. Dicevamo prima, è come quando si sapeva 10 anni fa che oggi non ci sarebbero stati anestesisti e radiologi, e nessun il ministro della sanità nel corso di questi anni ha programmato i posti di specializzazione in medicina. E oggi noi in Calabria dobbiamo far arrivare i medici da Cuba e dall'Albania, quando i nostri medici 10 anni fa, 8 anni fa sono andati a lavorare in Svizzera o in Inghilterra perché pagati il doppio, e noi ancora qui eravamo con un numero chiuso che non aveva una visione, che non aveva una programmazione. Stessa cosa per quanto riguarda la programmazione dell'informatica, delle tech, cioè se tu ai posti di responsabilità non metti ingegneri informatici, se tu ai posti di responsabilità non metti professori universitari che studiano questa materia, non puoi capire. Ad esempio, io vi dico, faccio questo lavoro nel 1986. Leggo tantissimo, cerco malgrado l'età di stare al passo, ma vi assicuro che io non sono un esperto. E allora immaginate gente che non fa il nostro lavoro, che non ha i nostri titoli di studio, che ha responsabilità, che ha poteri di decidere, che cosa può decidere. E l'informatica è questo, cioè oggi noi affermiamo una cosa,
fra una settimana è superata. C'è uno che è più bravo di noi che ci dice il contrario di quello che noi diciamo stasera. E noi dobbiamo avere l'intelligenza di dire sì, ha ragione, bravo. Non di è un muro. Se io compro questo telefonino, fra 6 mesi questo telefonino è superato. Allora, se noi non entriamo in quest'ordine di idee che l'informatica corre, è quella che corre più veloce rispetto a qualsiasi altro tipo di cambiamento, quindi se non entriamo in questa mentalità e quindi dare da essere veloci, tu metti una squadra di 10 hacker, poi ti metti 2 o 3 bravi professori universitari che hanno studiato e che sono in grado di scrivere la norma, però a fianco ti devi mettere 10 pazzi. Deve mettere 10 piazzi, 10 visionari e 2 o 3 bravi professori che sanno scrivere e ti creano la norma, ti creano il progetto, ti fanno le scelte dal punto di vista, però devi avere i 10 pazzi a fianco, se no non sarai mai competitivo, è questo che bisogna fare, altrimenti non se ne esce, altrimenti è ovvio che saremo come in quasi tutte le graduatorie, siamo gli ultimi o tra gli ultimi. In Europa, quasi in tutte le cose, fanno in uno di code e la Grecia, poi siamo noi, siamo sempre i penultimi. Questo è abbastanza umiliante, conoscendo la storia d'Italia, conoscendo il nostro passato, il nostro trascorso, e per non parlare poi delle riforme normative. Quando tutti dicono la legislazione italiana è la più evoluta al mondo, datevi una calmata, e andate a rileggere le modifiche degli ultimi 3 anni, e poi studiate e poi parlate, che mi pare che non è più tanto così rispetto alle riforme degli ultimi anni. Altre domande? Sono d'accordo con lei, perché effettivamente occorre avere visione, quindi anticipare i tempi e quindi cogliere in anticipo le innovazioni per essere poi reattivi e resilienti nell'affrontare situazioni nuove. Il dato che dava lei quindi mi preoccupa, perché io da statistico ho dato una lettura a quel quarto posto delle competenze digitali pensando che il 46% che ci accreditava purtroppo come quarto posto fosse tutta gente per bene. In realtà quella è una sovrastima della gente per bene, perché lì dentro c'è tanta gente che delinque, che ha delle competenze almeno di base, e quindi mi drena statisticamente quel valore. Quindi se andiamo a vedere e quindi riusciamo a discriminare quella informazione con una granularità più fine, dal punto di vista statistico, mi rendo conto che di quel 46% c'è una forte percentuale di gente che delinque. Vi do un ultimo dato per farvi capire a che livello sono arrivate le mafie italiane. E noi sinora abbiamo sempre detto, abbiamo studiato, che l'Andrangheta ha mandato nell'inizio degli anni 90 decine di giovani, decine di broker in Colombia, Bolivia e Perù, che sono i 3 paesi dove si produce la cocaina, a comprare cocaina al prezzo più basso. Quindi l'Andrangheta è riuscita sinora a comprare all'ingrosso nella foresta amazzonica 1 chilo di cocaina a 1000 euro, con un principio attivo del 98-99%. Con 1 chilo. Si fanno 4 kg di cocaina alla strada, 1 grammo viene venduto 60-70 euro qui a Milano. Non so i prezzi qua di Roma, quali sono? Quanto è? Non sapete. Domanda tranello. Mai nessuno sa quanto costa la droga, nessuno la consuma, tranne io. Allora, il guadagno è enorme, pazzesco. E quindi poi bisogna. Oggi noi possiamo affermare che ci sono famiglie di mafiose, cartelli italiani avanzatissimi, che entrano nel dark web e sono in grado da casa loro a programmare, a ordinare 2000 kg di cocaina. Quindi senza muoversi più, con questo telefonino, sono in grado di ordinare 2000 kg di cocaina. E allora, faccio questa domanda: quando gente importante sopra le nostre teste dice che bisogna tornare ai pedinamenti, come si faceva una volta, il maresciallo di una volta che pedinavano, oggi si esagera con le intercettazioni, ma chi mi devo pedinare?
se quella è seduta a casa sua, nel salotto di casa sua, e ordina 2000 kg di cocaina, è in grado di comprare un bazooka, è in grado di comprare qualsiasi cosa di illecito c'è a casa sua, e io sono in grado quali pedinamenti, chi devo pedinare? Quindi questo è importante cominciare a salire. Cioè, se qua ancora noi stiamo a discutere che le intercettazioni costano troppo, che si abusa dello scoperto, è stato usato quel termine aulico dello sputtanamento in Parlamento, non ne usciamo. Perché se voi sapete quanto costa intercettare un telefono al giorno? 3 euro. Esattamente quanto 2 caffè. Quindi questo sarebbe il grande costo. In un bilancio di uno Stato 170 milioni di euro cosa sono? C'è un 70 milioni di euro. Ma, ripeto, con le indagini che vengono fatte ogni giorno, noi stamattina abbiamo sequestrato un patrimonio di 200 milioni di euro a Napoli. Quindi di che parliamo? Quindi non è vero che costano troppo. Non esiste lo sputtanamento, perché già con la riforma Orlando, quindi già nel 2015, non era possibile, non è possibile più riportare nella ordinanza di custodia cautelare, quindi anche la richiesta, quindi anche nell'informativa, riportare trascrizioni, intercettazioni che riguardano la vita privata di una persona. Quindi perché si affermano cose inesistenti? Ma se noi dovessimo trascrivere tutte le conversazioni private e intime degli indagati, in Italia succederebbe un chiasso enorme, per non dire altro. Quindi non è vero, noi stiamo molto attenti a queste cose. La verità è che noi avremmo bisogno invece di maggiori possibilità, perché quando mi si dice che le intercettazioni che riguardano le mafie non saranno toccate, che le intercettazioni che riguardano il terrorismo non saranno toccate, questo non mi basta, questa affermazione. Sapete perché non mi basta? Perché non si vuole ammettere, non si vuole accettare che certa pubblica amministrazione, certa politica sta gomito a gomito con le mafie, e quindi se tu non mi consenti di intercettare i reati che riguardano la pubblica amministrazione, io non riesco a chiudere il cerchio. Perché? Cosa voglio dire? Intanto si sta dicendo che non si può, si sta discutendo che non si vuole l'uso del Trojan per i reati che riguardano la pubblica amministrazione, perché è troppo invasivo. Ma se io non ho nulla da temere, qual è il problema? Nel momento in cui il contenuto delle intercettazioni che riguardano la vita privata non saranno mai trascritte. Ma poi, e quindi questo si vuole modificare. Poi si dice che le intercettazioni, poi ad esempio, vi faccio un esempio, noi non possiamo utilizzare le intercettazioni che riguardano altri reati. Facciamo un esempio, mettiamo il caso in cui questa aula sia un negozio di elettrodomestici. Il venditore di elettrodomestici o gli elettrodomestici vende anche cocaina. Entra un pubblico amministratore per comprare 100 grammi di cocaina, perché stasera c'è una festa nella sua casa, nella sua villa, e è andato a comprare 100 grammi di cocaina per 200, per tenere in allegria gli ospiti. Mentre parla, confessa una corruzione. Quella intercettazione io non la posso usare, perché non è previsto l'arresto in flagranza. Dopo mezz'ora entra un tossico che viene a comprare 5 dosi
si vende le quattro dosi, così la sua è gratis. Mentre entra nel negozio, arriva con una bottiglia di whisky, era una bottiglia di whisky in mano. Il proprietario del negozio dice: ma che fa questa bottiglia, dove l'hai presa? Ah, ce l'ho rubata qua nel supermercato qua vicino. Quell'intercettazione io la posso usare, perché l'intercettazione riguarda un reato per cui è previsto l'arresto in flagranza. Quindi il morto di fame, il tossico, con la bottiglia di whisky, quell'intercettazione è utile. Quello che mi confessa una corruzione di 200.000 euro io non la posso usare. Questo è il sistema attuale. Io questo esempio lo sto facendo a tutti, perché io quando parlo io penso ai non addetti ai lavori, a me, non è che quando parlo penso ai miei colleghi o ai professori, voglio che tutti capiscano. Anche la persona con la terza, con la quinta elementare deve capire quello che io dico. Allora, perché io questo esempio lo dico a tutti, e tutti dico, quando ci saranno le elezioni, verranno a chiedervi i voti, eccetera, eccetera, fate questo esempio e vedete cosa rispondono. Cioè, perché non c'è un politico in questo momento, dall'estrema destra all'estrema sinistra, che è in grado di affrontare questo problema? Perché non lo pone in discussione? E voi non avete idea, nelle nostre indagini, quanti di questi esempi, quanti di questi fatti reato avvengono, ma noi non li possiamo utilizzare le intercettazioni. Quindi queste sono cose serie, queste sono le modifiche delle quali ci sarebbe bisogno, non il sequestro del telefonino da parte del GIP, che è una scemenza, serve solo a farci perdere tempo e non c'entra niente con la garanzia, perché la copia forense la fai sia davanti al PM quando eri il PM, sia se dovesse passare questa riforma quando sarai davanti al GIP. Perdi solo 4 giorni, e se questo telefonino sequestrato, l'ID, ce l'ha un mio complice che si trova in Vietnam, me lo svuota mentre noi stiamo a giocare. Altre domande? È tutto chiaro, purtroppo tristemente chiaro. A me dispiace che non riusciamo a capitalizzare le conoscenze che abbiamo e anche l'informazione a disposizione, quindi il problema di non avere competenze digitali non ci permette di capitalizzare informazioni come i big data e altro, che opportunamente analizzate ci consentirebbero di prendere, diciamo, decisioni in maniera, come dicevo stamattina, consapevole e non basate solamente sull'esperienza, perché i dati ci aiutano ad avere una visione più chiara. Ma lei ha toccato anche altri argomenti, l'ultimo, me lo riservo per ultimo, perché è particolarmente interessante. Lei ha parlato giustamente di questo dark web dove accade di tutto. Il dark web è la parte più profonda del deep web. Nel deep web diciamo, le pagine non sono indicizzate dai mercati, dai motori di ricerca, ma non necessariamente si delinque, anzi diciamo, si tutela anche informazioni riservate a livello aziendale, però nel dark web accade di tutto, se vediamo dal punto di vista diciamo, appunto, se si delinque. Per chi là non soltanto c'è spaccio di droga, lì c'è riciclaggio di denaro sporco, addirittura ci sta anche compravendita di esseri umani, sì. Ho letto. Quindi è una cosa veramente incredibile. Ma ha toccato anche il problema legato al pneuma, diciamo, all'afflato esistente tra mafia ed economia digitale, ha parlato delle, sì, criptovalute, quindi che cosa emerge? Emerge di fatto che le tecnologie sono un moltiplicatore dei guadagni per le mafie. Io dico mafie, sì, diciamo, in generale. Però, e quindi, come affrontare, come cercare di creare uno iato tra mafia ed economia digitale? E poi un altro aspetto molto importante, io cito lei, diciamo, un'intervista, c'è questa frase, visto che lei ha parlato di politica, gliela faccio perché poi ho paura di perderla questa opportunità. Sono in magistratura dal 1986 e ancora non ho visto un governo in Italia che ha messo la lotta alle mafie come priorità. Partiamo da quell'ultima, diciamo, sì, domanda. Sì, certo, lo posso affermare senza tema di smentite, perché purtroppo, e questo lo dico con tristezza, con amarezza, perché purtroppo le emergenze sono altre, le emergenze sono quelle che ho appena detto, le emergenze sono quelle di pensare, mancano 1600 magistrati in questo momento in Italia
e si continua a mandare fuori ruolo magistrati, non si ha il coraggio di rivedere la geografia giudiziaria. C'è in Abruzzo ci sono tre procure, tre tribunali a distanza di 30 km ciascuno, da Trezzi potrebbe fare uno, si potrebbe pensare al tribunale distrettuale, come esiste la procura distrettuale e il tribunale distrettuale, e quindi fare dei giudici avere degli giudici specializzati nei reati di mafia, nei reati associativi, risparmiando in questo modo trasferte di magistrati ad esempio le immagini alla procura distrettuale di Catanzaro. La procura distrettuale di Catanzaro ci sono 7 tribunali. Ogni mattina dal mio ufficio partono 7 macchine, 7 autisti e 7 pubblici ministeri per andare nei vari tribunali. Per andare a Castroville ci vuole 1 ora e mezza ad andare, 1 ora e mezza a tornare, anche per fare un'udienza. Se il tribunale invece è distrettuale di Catanzaro non si risparmiavano, quindi delle modifiche dove si risparmiano soldi e si fa sinergia. Fare modifiche che possono riguardare intanto la geografia giudiziaria, fare modifiche intanto che servono a velocizzare i processi, non a rallentare i processi. Le modifiche degli ultimi 3 anni sono servite a fare, lei pensi alla improcedibilità, se il processo non si conclude in 2 anni, cioè dalla sentenza di primo grado, non c'è la sentenza d'appello entro i 2 anni, la sentenza di primo grado è come se non fosse mai avvenuta. Le sembra questo un modo di procedere? Questo vuol dire velocizzare i processi, questo vuol dire ghigliottinare i processi, non velocizzare. Allora lei immagini tutti i reati per omicidio colposo, da incendio statale, nessuno avrà giustizia. Poi si potranno rivalere in un processo civile che durerà 10 anni, ma intanto sul piano penale nessuno avrà giustizia di questi, perché in appello si riuscirà a fare solo i processi con detenuti, non quelli senza detenuti. E allora questo vuol dire avere una visione. Cioè la riforma che ha aumentato la discrezionalità a fare la querela di parte non ha fatto altro che sovraesporre le parti deboli, sovraesporre gli anziani, sovraesporre chi subisce la truffa, non sovraesporre i forti, non sovraesporre chi commette i reati. Noi avremmo bisogno, quando si fanno le riforme si alzano le pene e si sbaglia ad alzare il massimo della pena, tu devi alzare il minimo della pena, non il massimo della pena. Non cambia niente che tu alzi il minimo della pena, devi alzare il minimo della pena, non il massimo, se vuoi avere un effetto deterrente. Ma devi anche, si può fare una depenalizzazione creando degli automatismi con sanzioni amministrative. Cioè i cosiddetti reati bagatellari, è inutile che li tieni, fai delle sanzioni amministrative, vuoi risolvere il problema delle carceri, no? Cioè voi state vedendo che ogni mese aumentano gli omicidi, i suicidi nelle carceri. E come lo affronti il problema delle carceri? Nelle carceri italiane ci sono 20.000 tossicodipendenti, mi tengo basso, 20.000 tossicodipendenti. Allora vengono trattati col metadone. Voi mi insegnate che il metadone non è che ti risolve il problema della tossicodipendenza. Allora cosa bisognava fare? Purtroppo, in questo caso, dico purtroppo, l'abbiamo visto anche col Covid, la sanità non nazionale, la sanità regionale. È un limite per affrontare questo tipo di problemi della tossicodipendenza. Perché? Io cosa avrei fatto? Intanto un detenuto in carcere costa mediamente 180 euro al giorno. Un detenuto agli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica costa 60 euro al giorno. Quindi io cosa avrei fatto? Avrei, dopo un colloquio con uno psicologo, con un medico, mi dice questo giovane, questo ragazzo, questo detenuto ce la può fare. Ha voglia di disintossicarsi. Quindi noi prendiamo questo ragazzo e lo mandiamo in comunità terapeutica. Col costo di uno in carcere mandiamo 3 ragazzi, proviamo a farli disintossicare in una comunità terapeutica. E in questo modo abbiamo 3 effetti. Uno, la cosa più importante, proviamo a disintossicare questo ragazzo. Perché se il ragazzo si intossica gli salviamo la vita
e salviamo la vita di tutta la famiglia, perché un tossicodipendente è una famiglia, tutta la famiglia è tossicodipendente. Certo. È come l'Alzheimer. All'Alzheimer il papà, tutti abbiamo l'Alzheimer. Allora, quindi noi portiamo tre ragazzi fuori, risolviamo il problema del sovraffollamento e risparmiamo sul piano economico, facciamo tre effetti. Abbiamo il problema dei pazzi nelle carceri. Però per fare questo dobbiamo trattare direttamente con le ASL. Dobbiamo andare dal direttore dell'ASL e fare una convenzione col carcere. Per ogni carcere, capite la complessità? Se invece la sanità fosse stata nazionale, tu parli col ministro della giustizia, parla col ministro della sanità, fatto. E si fa questo programma. Però questo non vuol dire che non bisogna provare. È faticoso, ma siamo pagati per questo. Quindi il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria si incomincia a fare dei protocolli uno per uno. E questo è il nostro lavoro. Siamo pagati per fare questo. Nelle carceri sono tanti pazzi, sono stati chiusi i manicomi, ma non sono state costruite le strutture protette, le REMS non ci sono. Allora abbiamo palazzi a 5 piani con giardino che stanno cadendo a pezzi, perché non abbiamo i soldi, perché sono tali e tanti i beni sequestrati e confiscati e non ci sono i soldi per mantenere queste costruzioni. Talmente sono. E allora si scelgono tre belle ville, tre grandi ville con parco, si recintano e si portano là dentro, si assumono 10 medici specializzati in psichiatria, 50 infermieri e portiamo i pazzi là dentro. Li curiamo e nello stesso tempo risolviamo il problema del sovraffollamento e quindi anche dei suicidi. Diminuiranno di sicuro i suicidi. Allora queste sono cose concrete, cose vere che servono, il resto sono chiacchiere. Quando noi ci mettiamo, cioè che questo telefono lo sequestri il pubblico ministero o lo sequestri il GIP, noi perdiamo solo 4-5 giorni preziosi per le indagini. Qual è il problema della garanzia? Se questo telefono lo tiene in mano, il pubblico ministero non ci può lavorare sopra, fa la copia forense alla presenza del difensore e alla presenza dell'indagato. La stessa cosa che poi vuole fare questa riforma davanti al giudice. Quindi stiamo creando un sistema di moltiplicatore di procedure che nulla hanno a che vedere col livello di garanzia dell'indagato e dell'imputato. Il messaggio è chiaro. Lei ha parlato, e questa è l'ultima domanda, poi cedo magari la parola a qualcuno. Allora, ha parlato della sua esperienza internazionale, parlando della Colombia, e abbiamo anche visto, acquisito, in base a quello che ci ha detto, che le maggiori esperienze stanno all'estero, in Olanda. Sì. Come siamo messi in termini di cooperazione internazionale? Quell'atto di generosità che storicamente abbiamo avuto noi nei confronti dei tedeschi, ad esempio, sì, quello che ha citato lei, l'evento, quell'esempio, non può essere ripagato, visto che adesso i nostri, diciamo, i suoi colleghi, diciamo, e chi ha conoscenze tecnologiche avanzate, olandesi ad esempio, hanno capitalizzato queste nostre conoscenze nel passato, anche i tedeschi. Non può essere, la cooperazione internazionale non può favorire in qualche modo questa compensazione di generosità, diciamo così, degli altri paesi di confronto all'Italia, anche in visione del fatto che lei in una recente intervista ha detto che la mafia, diciamo, investe da Roma in su, ma soprattutto all'estero. Sì, allora, il secondo paese a più alta standardanghetistica è la Germania. Ma certo, ci sono calabresi buoni e calabresi cattivi, ci sono calabresi buoni e calabresi cattivi. Siamo in tre già, siamo un'associazione. Allora, ci sono associazioni buone. Non lo sappiamo, gli altri lo devo dire, non lo sappiamo. Noi ci illudiamo di essere buoni, ma non sappiamo. Ma intanto sì, la cooperazione c'è Eurojust all'AIA in Olanda, Europol all'AIA in Olanda, Interpol. Perché tutto in Olanda?
Perché non c'è nessuna di queste agenzie in Italia? Allora, queste sono le cose che vi fanno capire il peso degli stati. Questo è il peso. Io da sempre, ogni volta che qualcuno dei nostri torna da Bruxelles, dice sempre che ha vinto. Ma, ad esempio, io ricordo quando l'Inghilterra è uscita dall'Europa, doveva restituire l'Agenzia del Farmaco. L'Italia ha detto, guardate che abbiamo il Palazzo Pirelli a 650 metri dalla stazione di Roma, di Milano Centro. Non c'era nemmeno risposta. Hanno aspettato che l'Olanda costruisse un palazzo di acciaio e vetro e dopo 6 mesi si sono presi l'Agenzia del Farmaco. Questo vi fa capire il peso, la forza degli stati, la capacità. Questo si chiama capacità politica. C'è l'Olanda, perché gli olandesi sono dei commercianti, sono dei mercanti, no? Hanno una cultura di colonizzatori, è gente molto veloce e quindi riescono a ottenere questi grandi risultati. Io ricordo 3 anni fa, il prefetto Rizzi, ex vice capo della polizia, immagina di istituire un'agenzia che si chiama ICANN. È un'agenzia internazionale che si occupa specializzata nel contrasto all'andrangheta. Quindi un'agenzia che si interessa del contrasto all'andrangheta, allora tu pensi che la sede sia Reggio Calabria, che la sede dell'andrangheta è la provincia di Reggio Calabria, diciamo. E lo statuto lì è stato fatto. Oppure magari dice Catanzaro perché c'era Gratteri. Oppure Roma, perché Roma è la capitale d'Italia, l'andrangheta in tutta Italia la faceva Roma, no? E a Lione in Francia. E allora questo vi fa capire il peso che noi abbiamo sul piano internazionale. Poi il resto sono chiacchiere, perché questi si chiamano i fatti, e i fatti sono ostinati, e sono incontrovertibili i fatti, perché tutti coloro i quali sono succeduti negli ultimi decenni devono rispondere questo perché a questi fatti che adesso vi ho elencato, vi ho inanellato, com'è possibile che siano accaduti. Ma sul piano normativo gli Stati europei non è che sono messo meglio di noi. Ricordo ad esempio quando questo governo a gennaio 2023 ha portato il limite del contante da 2.000 a 5.000 euro. A tutti abbiamo gridato allo scandalo perché si favoriscono il riciclaggio, si favorisce la corruzione. Questo in parte è vero, la piccola corruzione, il piccolo riciclaggio si è più facilitato. Però ad esempio voi pensate che in Europa non c'è un limite al contante. C'è una direttiva europea che invita gli stati a non consentire transazioni finanziarie superiori a 10.000 euro. E quindi quando parliamo di corruzione, nel centro e nel nord Europa hanno maggiore vantaggio rispetto a noi. Ma sul piano del contrasto al riciclaggio, nell'Europa centrale e Europa settentrionale, stanno messo peggio di noi. Cioè in Italia si fanno più segnalazioni per operazioni sospette, perché a me è capitato di assistere a gente che è andato in Germania, ha comprato una macchina a 100.000 euro in contanti e nessuno gli ha chiesto quei soldi dove li ha presi. Perché spesso si pensa al riciclaggio, a facilitare la movimentazione di denaro come anche un indotto per quel paese, un investimento per il paese, cioè non adottare una legislazione restrittiva per facilitare gli scambi commerciali, per indurre gli investitori ad entrare in quei paesi. Quindi noi oggi, più che parlare di paradisi fiscali, dobbiamo incominciare a pensare, a studiare i paradisi normativi. Voi pensate ad esempio a Malta. Malta fino a pochi decenni fa era un'isola di morti di fame, no?
Oggi le più grandi multinazionali del gioco online hanno sede a Malta e Malta è diventato un grande centro di riciclaggio. E voi capite per quale motivo c'è questa concentrazione subito dopo che è andata a studiare sul piano normativo qual è la legislazione in materia imprenditoriale, in materia societaria, in materia di contrasto al riciclaggio. E quando voi fate una rogatoria e quel paese vi risponde dopo 6 mesi o non vi risponde, allora quella è la cartina di tornasole. Che è un paese dove si fa riciclaggio. E l'altra cartina di tornasole ce l'avete quando 5 anni fa avete visto che la giornalista Galizia è stata fatta saltare su una bomba mentre si avvicinava alla sua macchina. E questo vi fa capire che i paradisi normativi, uno pensa a San Marino, pensa a Monte Carlo, guardate che ci sono e non è così, cioè a Monte Carlo ci sono i ricchi che sono già ricchi, cioè tu per andare a avere a Monte Carlo devi avere almeno un conto in banca di 500.000 euro, se no manco ti fanno entrare, cioè puoi andare a dormire una notte in albergo, potete andare. Ma se voi andate a pensare ad esempio all'Austria, l'Austria c'è un segreto bancario spaventoso, cioè eppure siamo in Europa. Basta cambiare il cognome e si alza un muro che nemmeno quello del muro di Berlino. E voi misurate il termometro di uno Stato, se hanno veramente interesse di contrastare le mafie, se hanno veramente interesse e si preoccupano quali sono le conseguenze sul piano dell'economia legale, sul piano della democrazia, della libertà, se vi danno risposte sul piano internazionale. Sì, noi facciamo parte del Trattato di Schengen, noi possiamo fare quindi rogatori direttamente alla Procura di Vienna, però se poi questo non ti risponde, se poi questo non ti... tu gli chiedi 10 telefoni e quello ti attacca i telefoni 2 settimane dopo, e intanto quello ha già cambiato 4 numeri, non andiamo da nessuna parte. Quindi esistono le agenzie, esiste la possibilità di fare squadre investigative comuni e c'è la difficoltà dell'impostazione, della formazione e della sensibilità delle varie polizie di Stato. Cioè, parliamoci chiaro, per le mafie non esiste Germania, Belgio, Olanda, per le mafie esiste un solo Stato, loro si muovono come se fossero a casa loro, come se fossero il loro paese. Noi per fare un'indagine con 3 stati diversi dobbiamo raffrontarci con 3 sistemi giudiziari diversi. Quindi noi avremmo bisogno di un'Europa federale e di un sistema giudiziario unico. Ma il problema qual è? Andando ad affrontare il problema sul piano normativo e fare un'omologazione dei codici, noi Italia abbiamo la forza di imporci nei confronti degli altri paesi europei e quindi creare un sistema normativo che ha come base, come punto di partenza il sistema giudiziario italiano? Non ce l'abbiamo. E quindi io mi ricordo nel 2015, finito il semestre italiano, il semestre successivo toccava la Lettonia e andava ad andare a discutere su un tavolo di omologazione dei codici e la base di partenza sarebbe stato il sistema giudiziario lettone. Io ho detto fermate, facciamo un fermo pesca, lasciate stare, andiamo avanti così perché noi siamo perdenti, noi siamo molto deboli, cioè la cosa che dobbiamo metterci in testa è che noi sul piano contrattuale siamo molto deboli, siamo molto deboli. Diversi messaggi anche in questa occasione e devo dire c'è stato anche il richiamo al discorso delle scommesse clandestine e così via. E in qualche modo c'è un messaggio, direi latente ma non troppo, anche a una maggiore responsabilità quando ci troveremo davanti alle urne e votare anche per le prossime europee. Allora, se mi consente, procuratore, posso chiedere al pubblico se è possibile fare una domanda? Sì. La dottoressa Velardo, prego. Allora, io sono
ritorno un attimo sul suo libro, Il Grifone. Le volevo chiedere, sono un po' curiosita, qual è stato l'aspetto più stimolante e sorprendente che ha scoperto durante la scrittura del Grifone? E poi tornando al codice normativo di cui parlavamo prima qui in Italia, mi chiedo, reputa adeguato il disegno di legge delega sull'intelligenza artificiale attualmente all'esame del Parlamento? Allora, guardi, intanto la parte che più mi ha sorpreso è la quanto è stata avanti la camorra nel dark web, cioè non la immaginavo a questo livello. Io quando ho visto che loro attraverso il dark web riuscivano a ordinare come se fosse da Amazon un paio di scarpe, ho visto ordinare 2000 di chili di cocaina, ho detto qua dobbiamo rivedere tutto, dobbiamo resettare tutte le nostre convinzioni, perché la cosa importante, io penso, qualsiasi lavoro noi facciamo, qualsiasi lavoro noi andiamo a fare, dobbiamo approcciarci alla vita e anche al nostro lavoro, essere pronti a mettere in discussione qualsiasi nostra convinzione. Noi, e questo ci serve a sbagliare di meno. Molte volte noi ci innamoriamo delle nostre idee, pensiamo che meglio di noi non c'è nessuno, che più intelligente di noi non c'è nessuno, che più bravo di noi non c'è nessuno. Questo è il nostro limite, no? Perché noi siamo molto autoreferenziali, ci sentiamo i migliori, meglio di me non c'è nessuno. E questo è l'errore che si fa, invece si tende sempre a sottovalutare chi ha di fronte. E questo è un grosso errore, io non mi sono trovato bene, non ho mai sottovalutato nessuno, mai. Quello che sta di fronte a me è sempre più bravo di me, se no ti frega. Se pensi che tu sia più veloce ti frega. Allora, questo è, per quanto riguarda questa riforma, allora io intanto io non conosco bene questo progetto, questo disegno, però conosco la competenza e la capacità del presidente, del monaco, il prete, che è veramente competente. Con la sua nomina penso a un grande salto di qualità che ha fatto questo governo, cioè l'aver nominato come presidente lui è stato importante. Ecco quando parlo di idonei, di soggetti preparati e capaci, con tutto il rispetto per il precedente, che era un luminare del diritto, che era tutto quello che volete, ma qua stiamo parlando di informatica, stiamo parlando di dark web, stiamo parlando di un altro mondo. E quindi, con tutto il rispetto, non c'entra il fatto che tu sia stato presidente del Consiglio Costituzionale. Sicuramente migliori di te sul piano tecnico e giuridico non ce ne sono, ci sono 4-5 al tuo livello. Ma non stiamo parlando di riforma, stiamo parlando di cosa serve per regolamentare l'intelligenza artificiale. E questo lo può sapere solo chi è in grado, con una benda davanti agli occhi, a smontare e a montare un computer, a costruire un programma e quindi capire fin dove si può arrivare. Ecco perché dico la persona giusta al posto giusto. Io ritengo che questa scelta è stata una scelta fortunata, è stata una scelta intelligente. Questa, come si chiama questo prete? No? Questo? Padre Pedassi. Io l'ho ascoltato ed è veramente, veramente ci capisce. Io l'ho ascoltato anche all'ONU e veramente ci capisce. Quindi sono contento di questa scelta e sono fiducioso di questa scelta. Possiamo anche dire che questa volta l'Italia non è al traino di altri stati, ci ha pensato per prima, spero che non perda questo vantaggio, spero che riesca muovendosi a dettare poi l'agenda all'Europa su questo aspetto. Questo penso, mi auguro che almeno ci possiamo vantare di questa cosa. Grazie procuratore, ci avviamo verso la conclusione. Io devo dire, ascolterei fino a notte inoltrata, perché vabbè, ha delle capacità, diciamo, no, assolutamente non ci annoiamo, anzi si apprende sempre di più. Devo dire,
Per me è stata una bellissima esperienza, non solo ascoltarla, ma anche organizzare questa sessione dove ho visto diversi protagonisti. Ringrazio la dottoressa Velardo per l'organizzazione della sessione, la direttrice, ovviamente il presidente della fondazione. Mi sono reso conto della difficoltà, anche interfacciando con la sua, col suo caposcorta e la sua segreteria, un'organizzazione complessa. E su temi delicatissimi. Pensi, quando siamo sull'autostrada dobbiamo decidere di andare in bagno, dove fermarci? Ecco, diciamo, quanto lì, tempo ci vuole? Esatto, lì è anche, diciamo, è lì l'intelligenza artificiale probabilmente può. Però ecco, quindi la forte pressione che ha lei nello svolgere, diciamo, la sua vita normale, nell'affrontare temi delicatissimi. Allora, mi richiamo a un'intervista, ne abbiamo parlato mentre scendevamo dalle scale, una intervista sul Corriere della Sera del 2023, dove, ma dottor Gratteri, lei, diciamo, ha mai consultato uno psicanalista? E lei è stato prontissimo nella risposta. Ce la vuole? Sì, io ce l'ho, io non psicanalista, uno psichiatra. Che dopo tanti anni non basta, c'è uno psichiatra. E ce l'ho perché è il mio orto, la mia terra, no? E quindi serve a quando tu lavori tutto il giorno nella terra, con le piante, non ascolti nessuno, ma la cosa importante è parlare con persone semplici, cioè mentre sei in campagna non deve venire nessuno a parlare. Una volta ero nel mio orto dietro casa e c'era un vicino che veniva, quando vedeva che ero nell'orto veniva a parlarmi e mi faceva: ma giudice, ma voi non mi guardate, perché mi chiamano giudice nel paese, non è che... E se guardo te non posso piantare i pomodori, devo guardare i pomodori. E quindi dopo poche volte non è più venuto. Cioè, voglio dire, ognuno di noi abbiamo bisogno di un giocattolo, abbiamo bisogno di tornare bambini, abbiamo bisogno di staccare per un giorno, ogni tanto, ogni 15, non devi parlare di lavoro, non devi parlare di dati, devi parlare di cose semplici. E per parlare di cose semplici devi stare con persone semplici, non strutturate. Non deve venire il collega o l'amico diplomato, no, devi parlare con quello che non ha nemmeno il diploma, per parlare dei pomodori, degli ortaggi, dei bergamotti, degli ulivi, di come il tempo, questo serve, questo è molto importante. Questo dimostra che lei è un degno figlio della Magna Grecia, no? Sì, io amo molto la terra perché sono legato in modo viscerale alla terra, perché ricorda i miei avi, i miei nonni, durante la guerra non hanno sofferto la fame perché avevano un piccolo pezzo di terra e veniva quel piccolo pezzo di terra veniva coltivato in modo intelligente. Cioè, noi oggi piantiamo agrumi o piantiamo gli ulivi, li piantiamo ogni 7 metri gli ulivi, gli agrumi ogni 5. Loro invece cosa facevano all'inizio del Novecento, anche prima? Piantavano gli ulivi ogni 20 metri, perché nella stessa terra dovevano piantare il grano, nella stessa terra dovevano avere la vigna, dovevano avere l'orto, quindi essere autosufficienti per tutto l'anno, poi avere le galline, 4 pecore, il maiale, e in questo modo, quindi mangiavano la carne, avevano un ciclo completo, non è che avevano il problema del vestito, perché questa giacca poi passava al figlio, poi all'altro figlio più piccolo, quindi non è che si cambiava ogni fine stagione, si cambiava la giacca, quella era, il cappotto, un cappotto, chi aveva il cappotto che era portato. Quindi questo modo di coltivare, l'idea, il ciclo, cioè questa gente che è sopravvissuta alla prima e alla seconda guerra mondiale, perché avevano avuto la fortuna, cioè da noi c'era gente che mangiava una volta al giorno. Io ricordo anche, io sono del 58, c'erano ragazze della mia età che mangiavano una volta al giorno e che stavano scalzi fino a 15-16 anni, hanno camminato senza scarpe. Quella era la povertà. Oggi si definisce povero chi non ha il telefono da 700 euro o da 1000 euro. Allora, questo modo di vivere, questo modo di ragionare serve a tornare con i piedi a terra, a vivere la semplicità della vita e i cicli della vita, cioè ti porta alle origini e ti porta in una dimensione umana che non è quella del potere, che non è quella del lavoro, che non è quella delle strategie, delle guerriglie. Quindi abbiamo bisogno di questo, ecco, questo è il mio bisogno di sporcarmi le mani di terra, di guardare le piante, di guardare i fiori, i frutti,
la legagione, poi pensare, discutere se ci saranno olivi quest'anno o meno, giocare. Questo è un gioco mentale che ti impegna la vita. Devo dire che nella risposta al giornalista è stato anche molto analitico e dettagliato, dando dettagli sulla durata delle sedute psichiatriche, 12 ore a volte, sì, sta sul, certo, trattore. Sì, diciamo. Sì, 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 e mi piace molto. Presidente, voleva dire qualcosa, poi volevo concludere. Volevo innanzitutto ringraziare per la chiarezza e il quadro così lucido attuale internazionale. Proprio su questo una domanda. Da quello che abbiamo sentito c'è una globalizzazione del fenomeno che viaggia sul web, che va dalla Colombia alla Germania. La mano sulle regioni meridionali, che prima faceva del controllo del territorio la base delle organizzazioni criminali, può essere in qualche modo più leggera per questa internazionalizzazione e questa globalizzazione del fenomeno, e in qualche modo lasciare la presa sulle martoriate regioni del nostro meridione? Intanto un po' sì, possiamo dire in generale, però noi dobbiamo tenere conto ovviamente che sono vari livelli di mafia, come sono vari livelli di 'ndrangheta, vari livelli di camorra, cioè c'è ancora comunque l'ndrangheta che ti controlla, che ti chiede la mazzetta dai 500 euro al negozio, c'è l'ndrangheta o la camorra nel mondo dell'impresa, c'è l'ndrangheta nel mondo del dark web. È ovvio, posso dire, per quello che riguarda il distretto di Catanzaro, che oggi la Calabria è un po' più libera, ci sono migliaia di 'ndranghetisti condannati in carcere, quindi anche fisicamente si cammina più veloce nei paesi, ci sono meno macchine nelle strade, e quindi questo ti dà un senso più, cioè vedo la gente si sente un po' più libera, conquistato. Spero che si riesca a conservare questo trend. Sì, un po' sì, anche perché molte famiglie mafiose, molti 'ndranghetisti sono in giro per il mondo, la terza generazione di 'ndranghetisti vivono in Europa, stabilmente da Roma in su vivono in Europa, vivono a Dubai, vivono in Australia, vivono, si spostano Stati Uniti, Canada, per vendere tonnellate di cocaina per farne riciclaggio. In Calabria c'è sempre l'ndrangheta, ci sono sempre dei, non dico rispetto a quelli di cui abbiamo parlato oggi, mezzi morti di fame, possiamo dire, no? C'è un 'ndranghetista che va a chiedere 500 euro di mazzette, è un morto di fame, rispetto a quelli che sono in grado di far arrivare 2000 chili di cocaina da Amsterdam, da Rotterdam o da Anversa. Grazie. Devo dire che quell'intervista che ho citato, dove appunto si parlava della sua passione per l'orto, l'ho sentita, quando l'ho letta mi sono davvero emozionato, perché diciamo, si vede in maniera evidente e tangibile il suo lato umano, sia nei confronti del suo hobby, quindi il fatto di dire che poi a rilassarmi è l'agricoltura, quindi le cose basiche, diceva lei, sì. Ma ho trovato anche, quando il giornalista gli ha chiesto il rapporto che ha con la sua scorta, io ho interfacciato col suo caposcorta, sì. E quindi devo dire, sono stato molto, diciamo, devo dire, mi sono emozionato su diversi aspetti, sia dell'intervista sia per quanto riguarda questo evidente e tangibile afflato e quindi diciamo, affetto che ha le persone nei suoi confronti. Ma, diciamo, e anche da parte sua, perché ho visto, certo, che lì li ha chiamati fratelli, certo, e figli. Sì, quindi, certo. E ci sono ragazzi che sono qui da 14 anni, esatto, con me, quindi sanno più cose loro che mia moglie. Esatto, io vivo più con loro che con mia moglie, esatto, quindi è ovvio che fanno parte, quindi, della famiglia. Io, certo, diciamo, molte volte non si dice, però io voglio ringraziare anche, certo, loro, e voglio, certo, ovviamente ringraziare. Certo. Ringrazio loro che sono i suoi angeli custodi, ma ringrazio in maniera davvero particolare lei, per quello che ha fatto, per quello che fa e per quello che farà per noi e soprattutto per le future generazioni, soprattutto per i nostri figli. Grazie, grazie, procuratore. Grazie.
sì, sicuramente.